in compagnia di Fabio Viglione, che è un avvocato penalista, che ha parlato in questo seminario di varie cose, tra cui anche quello che poi, insomma, sinteticamente si può chiamare il panpenalismo, che in Italia ha una serie di affezionati, purtroppo, sia nella cittadinanza, sia nei consumatori dei giornali, sia anche in chi fa informazione. E si è parlato di pena, ha parlato di pena, di prescrizione del dettato costituzionale, molto importante, ma io, appunto, in qualche modo, da umile cronista, vorrei dargli il tempo di sottolineare un pochino quello che ha detto sulla importanza della comunicazione. La comunicazione, soprattutto per quanto riguarda la cronaca, insomma, comunicazione in materia di giustizia, è da sempre uno spazio enorme al momento dell'accusa, quindi in qualche modo al lavoro delle procure, e non segue il percorso con la stessa, diciamo, cura fino alla fine dell'iter. Sì, questo è un problema del quale abbiamo parlato. Ovviamente le soluzioni non sono semplici, né io ho la possibilità di proporre delle soluzioni pronte all'uso. Certamente il dato significativo è che il ritmo dell'informazione e il ritmo del processo fanno la differenza. L'informazione necessita di risposte rapide, veloci, che hanno dei tempi rapidissimi, entro i quali si devono consumare delle risposte per il consumatore di notizie, per il fruitore delle notizie, per l'opinione pubblica. Il processo invece necessita di altri tempi, altra ponderazione, regole nelle quali accusa e difesa si confrontano sostanzialmente nel dibattimento, che è il luogo naturale in cui, diciamo, la prova si forma. Questo che cosa determina? Determina un'informazione sbilanciata sulla fase delle indagini, quindi sulla raccolta di elementi da parte del pubblico ministero, degli investigatori, degli inquirenti, e invece una uscita un po' di scena dalla informazione nelle fasi più avanzate, fasi che invece dovrebbero essere quelle che più danno la dimensione della fondatezza dell'accusa, cioè quando l'accusa e la difesa si confrontano dinanzi al giudice terzo su un piano di parità. Naturalmente questo non avviene, perché poi le notizie seguono il ritmo della novità e quindi dell'inizio di un procedimento. Quando il procedimento invece si evolve, si arriva al dibattimento e si arriva magari a sentenze di assoluzione, la notizia finisce in qualche trafiletto che relega quel singolo indagato prima, imputato poi, a persona che non ha più un nome, che non ha più una storia da raccontare. E oggi, con le reti internet, questo fenomeno è ancora più pericoloso, perché si trovano nei motori di ricerca vecchie notizie che a volte non vengono aggiornate, e quindi anche un cittadino assolto con formula piena rimane in una immediatezza di consultazione una persona arrestata o comunque indagata. Sì, commentavamo prima, diciamo, a microfoni spenti in qualche modo, ma insomma mi assumo la responsabilità di questa mia idea, che poi purtroppo da un punto di vista mediatico quello che viene scritto è quello che il consumatore cerca, perché in qualche modo i giornali si vendono poco, bisogna dare in pasto ciò che più è lo zucchero, insomma, in qualche modo, e così vanno le cose. Da questa chiave di lettura io volevo chiedere all'avvocato, ovviamente penalista, un commento su una cosa che è andata in qualche modo in chiusura dopo 10 anni in questi giorni, che è il processo Cucchi. Ecco, lui cosa ne pensa, un po' da un punto di vista mediatico, che idea si è fatto? Ma io è un processo che non ho seguito, quindi non l'ho seguito e non sono in grado di dare delle risposte sugli esiti. Le sentenze si rispettano tutte le sentenze. Credo però che l'informazione debba sempre rispettare dei canoni di correttezza, di correttezza nel senso deve dare la possibilità a chi accusa, a chi si difende, di far capire a chi legge il giornale o guarda la televisione, ormai consulta internet, in che cosa fonda le proprie argomentazioni, e tutto questo deve consentire poi al cittadino di farsi un'idea. Quindi mai come nella cronaca giudiziaria è importante avere
la correttezza del fatto storico sotto il profilo ovviamente della verità di quanto si racconta. Dicevo prima nell'intervento, abbiamo tre verità: una storica, una quindi naturalistica, una giudiziaria e una ormai mediatica. Parlo della verità del fatto, cioè la sentenza che dà determinate risposte, l'accusa che ritiene provati determinati fatti, quindi l'importante è attenersi a quelli e far capire se si tratta di commenti o se si tratta invece di fotografia del fatto, perché a volte se sono commenti, i commenti e le opinioni sono, è giusto garantirle, però bisogna far capire a chi ha la notizia, a chi dà il fruitore, che una mia opinione, un mio commento e non è una notizia. Grazie a Fabio Viglione.